sensazioni buone. E ora si è chiuso un'avventura con Gubbio, l'avventura con Gubbio, ora si è riaperto un'altra nuova avventura, molto entusiasmo che non vedo l'ora di iniziare subito a mettermi in gioco con il mister che l'ho avuto l'anno scorso a Gubbio e so già come il suo modo di gioco, quindi non vedo l'ora di iniziare. Le prime Mister. volte sono stati, penso se mi ricordo bene, sono stati amichevoli, da penso ai giovanissimi, Empoli contro Fiorentina, quindi già un po' poi da primavera c'è stato un po' di partite contro e da lì mi ha sempre Eh seguito il sì, mister. sì. E questa è una piazza storica, una piazza importante. E infatti questo girone molto, sarà un girone molto combattuto e speriamo di fare la prima cosa la salvezza, poi dopo vedremo tutto il resto. I momenti più Pensavo. importanti, diciamo, sono state le partite ad Ancona e diciamo, anche a Vercelli, sono stati i primi anni di B. E poi ci sono state altre partite. Spero che anche qua che si svolge una carriera molto importante. L'obiettivo è mettersi in gioco e di cercare di fare bene e di cercare di tornare in B il prima possibile. Che giocatore sarà? Un giocatore normale che cerca di far migliorarsi sempre tecnicamente anche su tutto. Mi auguro per primo, mi auguro con questa nuova avventura di cercare prima di far bene con la Casertana e poi quello che succede solo Dio lo sa, poi il resto si vede. In Ci ho questa squadra giocato dopo. insieme a Setola e a Fano e spero che insieme ci troviamo ancora bene come ci siamo trovati a Fano, anche se com'è andata la stagione, però spero di trovarmi qua bene con lui e poi con tutti i resti dei compagni. Perché Caserta, come ho detto prima, c'è una piazza importante di rimettersi in gioco e poi conosco già anche il mister e poi ho parlato con il direttore, abbiamo fatto due chiacchiere. Come ho detto, rimettersi in gioco e cercare di far bene. Un saluto a tutti i tifosi della Casertana e ci vediamo presto allo Forza stadio. Casertano, allora lo Forza so, forza. Casertana.